Pronto Mario? Sì, buongiorno. Buongiorno. Ciao, sono Paolone, ciao Jonathan, ciao Bruno. Buongiorno Paolo. Volevo dire solo una cosa veloce veloce. Questo è un periodo di crisi nera per tutti, quindi non si può sperare di più allo stesso mensile che vedava la Sensi. Sì, no, 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 ma senti Paolone. Paolone. No, porca miseria. Paolone, io il mensile mi guardava tua madre quando andava a lavorare. Pensavo fosse pure simpatico questo ragazzo, invece visto. No, no, vabbè, perché simpatico può essere comunque, non è che. Io mi sono arricchito con la Sensia, Paolo, mi dispiace per te. Sì, sì. A te mi dava 10.000 al mese, io adesso lo devo dire, francamente. È meglio lavorare meglio con la madre di Paolo, sinceramente. Io mi sono arricchito e tu stai ancora per terra a chiedere elemosina. No, invece io devo dire la verità, lavoravo sempre meglio con Paolone. Con la madre di Paolone, che sicuramente faceva di più. Andiamo avanti, dai. Andiamo avanti, pronto? Pronto? Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Io volevo dire due o tre cosettine. Noi chiaramente, cioè io perlomeno non mi sono scordato chi eravamo e che voleva dire Roma, insomma, che voleva dire essere tifoso della Roma. E noi, diciamo, quando dico noi dico io e voi, all'inizio, all'avvento della seconda mandata di Zeman, dicemmo appunto che bisognava stare attento al comportamento dei giocatori. Certo, perché vero, sul vero, comportamento certo. di Zeman penso che non, non ci piova, no? Ecco, da tutti i punti di vista. Volevo ringraziarti Mario per la trasmissione fantascientifica, perché veramente avendo un panorama diciamo un pochettino più allargato delle radio, delle televisioni, io mi domando Zeman veramente che cosa ha fatto per meritare questo trattamento. Io lo so, cioè immagino, però quello, la reazione diciamo da parte di tutti questi media, da parte delle radio, delle televisioni e dei stessi commentatori è un qualche cosa di inverosimile, cioè sembra veramente di essere dei pazzi. No, ma questa è una cosa veramente, guarda, è vero, quando io difendevo per esempio i secondi, tu pensa che io qui a Roma ho dovuto difendere i secondi posti della Roma con tutti i tifosi che dicevano guarda che è una posizione da matti, però io prendo la posizione che più mi si confà, è quella più onesta. Quando io difendevo i secondi posti della Roma, ecco, un per esempio tifosi come quello scemo di prima eccetera eccetera, ti dicevano che non dovevi difendere perché non si vinceva niente, perché la Roma faceva ridere, era meglio andare in Serie B. Addirittura era meglio che la Roma fallisse, e io dicevo questi sono pazzi adesso, e attaccavano la Roma perché c'aveva i laziali, la Roma perché c'aveva di qua. Adesso che tutto quello che loro hanno detto contro la Sensi ce l'hanno tutto, perché la Roma non vince più con la Lazio, la Roma fa ridere, la Roma c'ha i buffi che sono 74 milioni e mezzo, che sono ex 150 miliardi, e non ce l'ha non ce l'ha come si dice, una consociata, non ce l'ha una consociata del Coppola lì, come si chiama, de Pallotta, ma ce l'ha proprio la Roma, sono tutti suoi, capito? E adesso invece stanno tutti zitti, è un coglione così come quello di prima, è un povero deficiente che tra l'altro, oltre che essere un povero deficiente, è la mamma che per fortuna ci sostiene a noi, però è anche un cervello da topolino, perché qua in questa radio noi siamo stati quelli, scusate, che a un povero demente come lui e la madre abbiamo spiegato che appunto la Roma stava per essere presa dagli americani, siamo stati i primi ad avere Gioia Tacopina che raccontava appunto le storie americane, siamo stati i primi a parlarvi di Kerimov quando c'erano i russi, siamo stati i primi di parlarvi di tutto quando voi ancora non lo sapevate, perché per carità, di Sawiris eccetera eccetera, e perciò quando c'era Sensi siamo stati gli unici a parlare di questo, soltanto che per un povero demente come quello di prima, per la madre, per tutta una schiera di poveri deficienti è così, e non c'è niente da fare, questo è. Tra l'altro, lo ripeto, e questa cosa importante che dico sempre e che poi però andremo a dimostrare evidentemente, noi abbiamo contro tra l'altro un sito di pedofili dove sicuramente in mezzo a questi ce ne stanno 3-4 appunto invischiati in storie di pedofilia e poi assolti, che però purtroppo uno, due o tre di questi erano della Roma, e adesso per difendersi, perché sono stati attaccati da me molto pesantemente ai tempi che furono, adesso per difendersi che cosa fanno? La mettono sulla Roma, sui Sensi eccetera eccetera. Probabilmente questo Paolone è uno di questi pedofili che vi raccontavo prima. Ecco, questa è un po' la situazione, bisogna barcamenarsi in questo tipo di situazioni. Per che cosa? Per una squadra di calcio. Ma voi vi rendete conto? È pazzesco. Vi rendete conto? Questo Paolone e la madre probabilmente sono anche amici della polizia e della Roma,
da Roma non intesa come Roma, che se permettete c'è un po' più di curriculum mio dei Sabatini che della Lazio, che fa arrestare proprio i propri tifosi, tra l'altro che sono andati assolti non come storie da altre parti, che magari qualche altra cosa c'era. Qui meno male che abbiamo avuto il culo tutti quanti di trovare un giudice che alla fine bacchetta i denuncianti, scrivendo loro hanno la possibilità e devono poter esercitare il loro diritto di critica. Meno male, perché se no non lo so io che facevano. Ma a Paolone tutto questo non lo sa. C'era pure una canzone, no? Sì, De Gregori. Bene, pronto. Ciao Stefano. Buongiorno Stefano. Senti, tre domande, magari mi rispondete. Allora, la prima, una, perché la Lazio è considerata una squadra fortissima. Perché c'ha 10 punti.